L'associazione Il Sentiero dell'Anima di Fano nasce dall'idea comune di più soci di dar vita a un progetto dedicato al benessere globale della persona. In questo video vedremo frammenti di uno dei convegni organizzati dall'associazione, il convegno Benessere in Armonia, che si è svolto a Villa Cattani Stewart di Pesaro nel maggio 2013. In un mondo dove la cura per se stessi viene messa spesso in discussione, l'associazione desidera far riscoprire cosa significa amarsi, attraverso varie attività e strumenti di sostegno e supporto. Tramite questi ultimi si potrà riscoprire la gioia di vivere, di conoscersi, di accettarsi e cogliere, in ogni cosa che ci offre la vita, un'opportunità per crescere ed essere in armonia con il tutto. Tra i professionisti dell'associazione, la dottoressa Chiara Lodovici, presidentessa dell'associazione, psicologa e counselor olistico, trainer SIAF, esperta in consulenze individuali come sostegno psicologico e laboratori esperienziali di gruppo corporei, emotivi ed energetici. C'è anche un intento nel voler fare scoprire cosa significa amarsi, accettarsi, perché è forse una delle cose più difficili da fare. Quindi attraverso questi strumenti si può riscoprire proprio il contatto con se stessi, la gioia di vivere, la comunicazione, la relazione. Accettarsi per quello che è, senza vergogna, senza sensi di colpa, senza paura del giudizio. Chiaramente si può riuscire ad amarsi, accettarsi, attraverso in particolar modo un processo di trasformazione e di consapevolezza molto molto importante. È proprio un percorso. Io lo ripeto sempre, lo dico sempre quando faccio dei corsi, quando vedo delle persone, non si può raggiungere l'obiettivo immediatamente. Bene porselo, però è importante farlo con calma, sentito, voluto, desiderato, proprio perché è un percorso, vuol dire un passare attraverso tutto ciò che siamo noi, tutto ciò che è la nostra parte ombra e la nostra parte luce. La dottoressa Stella Primari, pedagogista clinico, psicomotricista funzionale, formatrice in disegno onirico e psicodramma olistico. Si occupa principalmente di comunicazione, sviluppando i concetti di intelligenza, apprendimento, memoria ed attenzione. L'intelligenza è la capacità di ristrutturare e riorganizzare l'universo cognitivo, capacità cioè di risolvere un qualcosa con un atto di pensiero. Per ciò che riguarda l'apprendimento, l'apprendimento è una funzione globale della personalità e ci sono alcuni fenomeni dell'apprendimento, come ad esempio l'emotività. Ci possono essere situazioni disturbanti come a livello di ansia, quindi una persona ansiosa può avere un pochino più difficoltà ad apprendere. Oppure la motivazione, perché l'interesse che una persona ha per quel determinato argomento, se la motivazione è alta, ovviamente in ciò che si vuole apprendere lo si apprenderà in maniera più semplice e questo può aiutare anche le persone un pochino più emotive. E poi c'è anche il trasferimento di apprendimento. Ci succede sempre, tutti i giorni, no? Non ci pensiamo, ma quando noi, ad esempio, trasferiamo un apprendimento in virtù dei principi base, che significa? Se io, ad esempio, apprendo che quel colore è rosso, io ho appreso che quel colore è rosso, però in base a quell'apprendimento, poi quel colore rosso lo posso trasferire in un fiore, in una porta, in un pennarello, in qualsiasi cosa che rappresenti quel colore. La dottoressa Elena De Marchi, psicologa, psicoterapeuta Gestalt ad indirizzo fenomenologico esistenziale, che si occupa principalmente dell'importanza delle relazioni. Essere qui, ora, esserci, essere con me e essere con l'altro. Se siamo in relazione e consideriamo il tu, l'altro, come una persona, stiamo realmente vivendo nel momento presente. Ma se l'altro è considerato come un oggetto, non siamo qui ora. Stiamo vivendo
nel passato. La relazione è una terza dimensione, è proprio uno spazio che si crea tra un io e un tu. È uno spazio dove è possibile essere autentici, uno spazio dove insieme coesistono un io e un tu e si può creare un noi reale, autentico. Silvia Orciari, cantante, interprete e ricercatrice vocale, esperta in tecnica e fisiologia del canto, interpretazioni vocali. Vediamo innanzitutto un po' di capire che cosa sono le emozioni, come funzionano, che valore possono avere e qual è l'atteggiamento giusto per gestire queste nostre emozioni. Al di là di qualsiasi definizione un po' teorica, un po' diciamo da manuale, che magari non ci è utile per la nostra esperienza quotidiana, vorrei soltanto ricordare che l'etimologia della parola emozione, che deriva appunto da una parola latina, emovus, che viene da un verbo latino che significa muovere, ecco, già soltanto dall'etimologia si intuisce quanto le emozioni riguardino e siano strettamente collegate al movimento e al movimento nostro, del nostro corpo interno e quello che ci fa muovere. Infatti, utilizzando una metafora per farci capire proprio bene, le emozioni sono come un po' il motore che alimenta, che fa muovere la nostra vita, la nostra macchina. Natascia Pierini, diplomata presso RIZA, Istituto di Medicina Psicosomatica, specializzata in riflessologia plantare integrata, tecnica craniosacrale e tecnica metamorfica. Sviluppa principalmente il concetto di guarigione e presa di coscienza. La guarigione non è un dono che qualcuno ci dà, a prescindere dal tipo di percorso che ciascuno sceglie per arrivarci, perlomeno provare ad arrivarci, perché non è detto che poi arrivi. Quindi sia che si rivolga a un pronoterapeuta, a un naturopata, a un medico convenzionale, non è quella persona che ci dà la guarigione. La guarigione è un processo interiore, è un processo individuale della persona. La persona parte da uno stato A, in certe condizioni psicomotive, e si verifica un disagio che noi chiamiamo malattia. Se avviene un cambiamento in questa persona può arrivare a uno stato B, che è quello di guarigione. Il terapeuta, qualsiasi esso sia, ha la funzione di facilitare questa cosa, al limite di innescare il meccanismo e di far prendere coscienza alla persona di questa cosa qua. La dottoressa Silvia Abati, naturopata, counselor in formazione continua, specializzata in trattamenti olistici energetici, tecniche meditative e yogiche, e trainer di animazione olistica, operatrice del benessere corporeo, certificata CSEN. Nell'ideale collettivo magari la parola massaggio in realtà richiama a un massaggio rilassante. Questi sono massaggi che in qualche modo vanno a rendere la persona consapevole e cosciente delle risposte che il corpo fisico in qualche modo gli dà, quindi di tutti i blocchi che ci sono, delle tensioni che sono nel nostro corpo, anche di tutte le frustrazioni che in realtà possiamo aver avuto quando eravamo piccoli, che il nostro corpo, le cellule del nostro corpo fisico ricorda. Tra i vari trattamenti che faccio, ve li passo velocemente in rassegna. C'è il massaggio psicosomatico bioenergetico, che appunto prende in considerazione, oltre che il corpo fisico, l'aspetto proprio psicosomatico ed energetico. Cosa vuol dire? Vuol dire che si va a lavorare sui blocchi che sono nel corpo, con delle pressioni, dei movimenti oscillatori, sui punti principali, così dei meridiani. Soprattutto si va a lavorare su rene, vescica, maestro del cuore, stomaco, cistifellea. E la persona è sul lettino, è un massaggio di circa un'ora,
E ovviamente ci sono dei punti che possono far male, non è prettamente un massaggio rilassante proprio perché ci possono essere dei blocchi nel corpo. Si va a rendere la persona cosciente e quindi in uno stato anche di accoglienza e non di critica verso il corpo, si accoglie quello che il corpo in qualche modo ci dice. Vengono fatte delle respirazioni, quindi è un massaggio in qualche modo dinamico e viene chiamato appunto anche bioenergetico perché in realtà massaggiando questi punti e respirando dentro questi punti vengono sbloccate e quindi l'energia parte. Il corpo rimane rilassato, ma in qualche modo è ricettivo ed è sicuramente sveglia. Alla presentazione delle attività sono seguiti laboratori individuali nei quali le persone presenti hanno potuto provare le diverse tecniche proposte e disponibili nei diversi corsi dell'associazione.